Noi ti posso dire che noi sappiamo il nostro obiettivo. Noi ogni giorno che andiamo al campo io vedo gli atteggiamenti giusti di una squadra che si deve salvare. Noi sappiamo, siamo consapevoli della nostra squadra e del nostro obiettivo. E io sto qua oggi certamente perché abbiamo preso un colpo durissimo, la tristezza dei tifosi e anche la tristezza nostra, perché noi come calciatori soffriamo tanto, una sconfitta così è dura, allora è normale che i calciatori più vecchi vengano oggi a chiedere scusa alla nostra città perché certamente non abbiamo fatto nulla in campo, no? Non solo un modo di lavorare, molta autocritica individuale e pensare che abbiamo la qualità per crederci, non lo so, abbiamo tutto per vincere. Allora in questo periodo non ci stanno arrivando i risultati, la unica maniera è chiudere le orecchie, come dico io, no, aislare un po' del mondo del calcio e pensare solo a migliorare individualmente per domenica ottenere risultati, perché una volta che comincia a vincere dopo cambia tutto. Allora in questo periodo dobbiamo stare zitti, dobbiamo stare con faccia di preoccupato, di arrabbiato, perché l'unico modo di uscire da questo momento è con il lavoro.